Massimo, nella tua lunga carriera da calciatore ti è capitata qualche situazione simile? Magari che partivi titolare, eri il giocatore titolare inamovibile, poi arrivava un momento della stagione in cui l'allenatore decideva adesso ti devi sedere in panchina e tra qualche settimana ritornerai in campo. Sinceramente no, tranne che una volta mi è successo. Una volta, ma Perché ridi? aspetta, perché non voglio creare nessuna polemica. Mi è successo col mister Rizzotti, solo col mister mi è Io non l'ho successo. detto apposta, alzo le mani, No, per per carità, no, non sapevi niente, non sapevo aspetta. nulla, eh. Sono passati 15 anni, non so quanti anni sono passati, quindi voglio dire. Però obiettivamente a me no, non è capitato, ma ti dico sinceramente perché. Perché penso fino a 26 anni di aver fatto sempre veramente dei grandi campionati. 20, poi ho cominciato ad avere degli infortuni, però sono campato di rendita, nel senso che andando in D, poi ho sfruttato l'esperienza che ho acquisito nelle altre categorie, quindi anche in quella categoria riuscivo a giocare anche con enormi problematiche. Riuscivo a giocare bene, quindi poi obiettivamente mi è capitato col mister Rizzotti, che ti devo dire, è la verità, voglio dimostrare che, cioè dove in ogni caso, anche nell'obiettività, io e il mister non ci siamo lasciati assolutamente bene, perché poi io sono uno di pancia purtroppo, o ti piaccio o non ti piaccio, nel senso che io ho avuto degli allenatori, io non ho avuto mai dei grandi rapporti con gli allenatori, ma proprio per caratteristiche. Quindi, quando io ho qualcosa da dire, sono stato sempre un giocatore che la diceva davanti a tutti e senza porre nessun tipo di problema. È una situazione che a me mi ha fatto anche pagare quando stavo in C1. Insomma, ho fatto delle scelte che, se oggi tornassi indietro, così tra me e medico, sono stato un pazzo. Però, in ogni caso, a quell'età mi sentivo di fare questo. Quando sono stato a Teramo col mister, mi sono sentito di comportarmi come reputavo giusto in quel momento, anche perché non sono stato mai un folle, uno scriteriato, ma sempre una persona molto attenta e mi reputo anche una persona abbastanza intelligente. Poi voglio dire, posso sbagliare nei modi, nelle cose, però dico sempre quello che penso. L'ho fatto prima, l'ho fatto a 18 anni, l'ho fatto a 25, l'ho fatto a 32, lo faccio oggi. Non mi sono mai posto problemi con nessuno perché penso sempre di dire le cose davanti in faccia, quindi penso che siano le cose dette meglio. Poi vengono prese magari bene o male, quello non è un problema, però se ti devo dire la sincera verità, nel calcio sono stato sempre abbastanza gratificato e contento di quello che ho fatto. Mi è dispiaciuto soltanto avere degli infortuni in dei punti o in dei momenti cruciali della mia carriera. Ho fatto delle scelte sbagliate quando avevo 19 anni, che ero a Modena in C1, ero in nazionale, ero con l'Under 20 di C Comune Insegna, rifiutai all'epoca 3 anni di contratto a Modena, perché non mi piacque il metodo come mi venne proposto il triennale, perché purtroppo sono fatto a modo mio, quindi vado avanti per la mia strada e già a 18 anni in ogni caso pagai. Poi a 22 anni c'ho l'opportunità di fare un bel salto di qualità, non l'ho voluto fare per non scendere a dei compromessi, perché purtroppo sono fatto, no, purtroppo per fortuna sono fatto così. E poi realmente, insomma, io l'unico anno che ho avuto problemi di gioco, ma problemi relativi, perché poi voglio dire, può sicuramente aver ragione il mister, sicuramente, quindi tornando indietro, gli ridirei le stesse cose, i contenuti sarebbero sempre gli stessi, però forse ragionerei con una testa, con un po' più di oculatezza, ma i contenuti sarebbero sempre gli stessi, però l'ho avuti sì col mister. Ma mi dispiace che mi hai fatto questa domanda, perché io sinceramente non sono così di cui voglio parlare, Massimo, se tornassi quindi. indietro faresti scelte diverse a quelle che hai detto di Non voglio Mourinho sentire o pure altri? Mistrizzotti a questo punto. No. No, Ragioneresti Umber, no, come. no. Come oggi farei quello che ho fatto prima, forse in alcune situazioni comporterei, ma non peggio. Allora, secondo me, o ci nasci per essere in un modo o non ci nasci, o scendi a dei compromessi e quindi scegli di fare delle cose, o non ci scendi. Io, tu mi conosci troppo bene, non ho fatto mai un compromesso in vita mia con nessuno e mai lo farò. Perché per me è una base di vita che mi hanno dato i miei genitori ed è una base di vita che io cerco di dare ai miei figli. Quindi per me il compromesso nella vita non esiste. Esiste un compromesso per aiutare gli altri, quello l'ho sempre fatto, ma per me stesso, per avere delle situazioni, aiutare delle altre persone con il mio lavoro, no, non l'ho mai fatto e mai lo farò. Il mio lavoro è mio, quindi se io guadagno una cosa è mia, non la devo dividere con nessuno perché è solo ed esclusivamente mia. Quindi tornando indietro farei forse pure peggio oggi, quindi immagina tu com'è. Come sono cambiato?
Mister, allora hai fatto sedere in panchina Massimo d'Aprile, mi sembra aver capito. Io non ricordavo tanto Beh. quegli episodi perché sono passati pure un po' di anni, eh. Non si può ricordare tutto nella vita, però ce l'ha ricordato Massimo. Sì, è così. Tant'è, ricordo perfettamente. Poi ci parlammo la prima volta lì a Vecchio Comunale, ci trovavamo vicino alla scuola, lì dove c'è la palestra. Ricordo insomma che con Massimo parlammo di questa situazione. Io gli accennai un po' qual era il mio pensiero e lui giustamente prese la sua posizione, ma io da allenatore, tutto rispetto per il calciatore che era in quel momento Massimo d'Aprile, ma dentro di me sentivo di fare altre scelte e di conseguenza decisi di mettere Massimo in panchina, ma credo che sia una scelta tecnica normale di qualunque allenatore, voglio dire, è normalissimo. Ho capito, siamo tornati, abbiamo No, ma è ritrovato la stessa giusto. curiosità. Ma è giusto, cioè sinceramente è una cosa giusta, no? Lo sai però qual è, mister, il discorso? È che giustamente tu hai detto parlare per la prima volta, quando una persona, in ogni caso, io ho parlato per la prima volta, prima ho parlato con la società, e nel momento in cui una società mi dà delle, ma non mi dà delle garanzie tecniche, mi dice che in ogni caso ci sono delle condizioni di un certo tipo, e mi trovo il primo giorno in delle condizioni totalmente diverse, è normale che a me una cosa che non piace, poi ovviamente l'interlocutore, in quel caso l'allenatore, e io mi comporto no, distinto, mi comporto in determinato modo, sempre con educazione e con l'allenatore, ma io non ero un pazzo che girava per i campi, insomma. Se io Ma mi forse, arrabbiavo è perché. allora Massimo, io non sapevo, scusami, ti intrometto, anche perché colgo l'occasione per chiarire questa cosa qui. Io sinceramente la Certo. società mi ha messo davanti questa rosa, libero di fare scelte di qualunque genere. Certo. Non mi hanno posto, anche perché parto da un presupposto, quando mi è capitato di fare delle squadre dall'inizio, ho sempre detto che io col giocatore, tra virgolette, meno giovane, uso il termine meno giovane per dire più anziano, o ci credo o altrimenti non lo confermo, per Certo. come è la mia mentalità. È chiaro che nel momento in cui facevi parte del Certo. gruppo, io ti ho ritenuto un giocatore, Giusto. tra virgolette, come, non dico come tutti gli altri, per l'amor di Dio, però un giocatore da vedere e da osservare. Non sapevo che il tuo parlare con la società ti avesse messo questa condizione. La prima volta che lo sento, sinceramente, a me hanno detto ben altre cose, quindi io mi sono sentito No, libero no, come no, ma sempre ho fatto. no, la condizione, no. Mister, la condizione è che un giocatore è riconfermato e che, come dice lei, fa parte di un gruppo in un modo importante, perché io venivo da un anno in cui venivo a Teramo, avendo rifiutato 2 anni in D, penso al triplo di quello che guadagnavo a Teramo, vengo a Teramo in promozione e sono stato il primo teramano a firmare e avrei firmato altre 1.000 volte anche in terza categoria. Il discorso però è che un giocatore che fa il capitano e che ha fatto l'anno prima il capitano e che viene riconfermato, quindi quello che sta dicendo lei, si aspetta di essere un giocatore importante. Almeno io mi sono sempre sentito un giocatore importante anche quando avevo 18 anni e facevo il capitano in Calabria a 18 anni. Quindi può darsi che io avevo delle aspettative che non corrispondevano alle sue. Quindi a me la società non è che mi ha detto sei titolare, quelle sono scelte Anche tecniche, ci perché mancherebbe che volendo non il lo parere della fosse. società la potremmo chiedere a Però, Umberto, che era direttore generale quell'anno, se non ricordo male, quindi abbiamo tutte e tre le Ma sì, ma componenti. quindi, Quindi. però il discorso è semplicemente di che il giocatore importante, e lei lo sa meglio di me perché ha fatto l'allenatore per una vita, il giocatore importante a fine carriera ha bisogno forse di sentirsi, e a prescindere che giochi o non giochi, ha bisogno di sentirsi la fiducia da parte dell'allenatore e del suo staff. Se questa non la percepisce dal primo giorno, è normale che quella tipologia di giocatore può andare un pochino, si può sentire un pochino tradito da un progetto che mi era stato a me prospettato l'anno prima, semplicemente quello. A me la società non è che mi può dire giochi o non giochi, le società non parlano di quelle società, parlano di progetti, così come mi hanno parlato a me. Nel momento in cui sono riconfermato vuol dire che il progetto continua, semplicemente quello, è una cosa logica e normale. Ma mister, ma veramente, te lo dico sinceramente, senza proprio rancore e niente, anche perché ti ricordi, io quando entrai a Teramo a fare il direttore generale, la prima trattativa la feci con te, che volevi portare un giocatore a Teramo e ti fa capire che persona sono. Quindi ti fa capire che io non ho rancore, dico sempre quello che penso e lo dico in faccia. Quando siamo stati a Teramo ti ho detto quello che pensavo e te l'ho detto in faccia e mi auguro che tu a distanza di anni lo apprezzi. E
quando l'ultima volta pure che ci vedemmo là dentro, a toni alti com'era, però in ogni caso ho sempre detto quello che pensavo. E in ogni caso la prima trattativa la feci con te, dove se ero un ragazzo bravo, ora io non mi ricordo come andò a finire, io da direttore del generale del Teramo ero contento che era un tuo ragazzo e veniva a Teramo, perché io devo fare gli interessi del Teramo, quindi io sono una persona così, poi posso piacere o non posso piacere, capito? Però sono fatto in questo modo, capito? Quindi sono felice di essere così, insomma. Ma mortalmente siamo simili. Scusa per chiudere la polemica, perché altrimenti, Sì, o poi meglio, il dobbiamo andare ad altri chiarimento. temi, però. Sì, lo capisco, però è chiaro che anch'io devo dire la mia, perché magari ci può essere anche una similitudine di pensiero, perché tu hai parlato di scheletri nell'armadio, ti assicuro che io non ne ho nemmeno uno e le scelte le ho sempre fatte in maniera tranquilla e devo dire che il Teramo non mi ha mai detto in quel periodo gioca Tizio o gioca Caio. Ci mancherebbe. In merito alla considerazione per un giocatore, io credo che la vera considerazione lo si dia nel momento in cui il giocatore gioca, perché altrimenti a quel punto è aria fritta, bisogna dire le stupidaggini e io non amo Certo. dire stupidaggini ai giocatori. Quindi nel momento in cui facevo delle scelte, la considerazione è chiaro che veniva meno, perché nel momento in cui viene in panchina il calciatore pensa che l'allenatore non lo considera per come deve. La Allora, chiudo brevissima, no, no, ma Andrea. Poi certo. abbiamo tutti i messaggi e anche altri temi da Ma la toccare. chiudo Siamo già un breve po' in ritardo. perché fino a un certo punto c'ero e quindi questa cosa l'ho anche vissuta, quindi non entro nella. In quella stagione vi furono diverse ambiguità su determinate situazioni. Non fu un caso che io andai via dopo pochissimo tempo e Massimo andò via poi a l'ultimo praticamente l'ultimo giorno di mercato. Beh, anche quella lasciamo stare. Cioè, ci furono delle ambiguità iniziali, dei detti non detti, dette e contraddetti che poi hanno portato a situazioni poco piacevoli. Umberto ha detto tutto, Massimo. Poi magari a posteriori ci metteremo a prendere un caffè quando venga a Teramo. E non mi va adesso di aprire una polemica, non una polemica, No, qualcosa che non. No, benissimo. vabbè, sono cose che devo chiarire con Non un Massimo. caffè, un aperitivo. Massimo, con te devo chiarire alcune Mister, situazioni. Lui con me ha non devi parlato di chiarire. ambiguità. No, con me non devi chiarire niente, devi venire a piazza solo per. No, col te, con me non devi chiarire, perché con me devi venire a prendere un aperitivo, perché io proprio sono come mi hai visto l'ultimo giorno, come una bestia, così oggi sono felice come che. Quindi io sono una persona serenissima, quindi non il caffè, un bell'aperitivo ci facciamo. Ma senza parlare Va di bene, queste cose che però sinceramente. ricordati la parola detto Umberto, ambiguità, ricorda questa parola, Ma io, mister, ambiguità. mister, e ricordati una cosa, ma non tu. Per chi è stato ambiguo, che io non sono mai stato un fesso, sono stato sempre troppo intelligente. Quando facevo finta di essere fesso è perché volevo bene al Teramo. E se ho fatto il matto alcune volte dentro lo spogliatoio, mi sono trattenuto per come sono io. E l'ho fatto poche volte, ma lì mi sono Hai visto quello che ho trattenuto combinato con la parola ambiguo? perché so chi c'era dietro, so i meccanismi. No, so i meccanismi che c'erano, so quali erano le volontà di alcune persone, quindi voglio dire, c'erano delle persone che davano fastidio in quel momento alla Teramo Calcio, io ero una di quelle, ma a me sinceramente, lo sai qual è la differenza? Mi schiedi di calcio, non sono mai campato, neanche quando giocavo, ma non perché ho sempre pensato ad altro, pensavo che la mia vita potesse darmi qualcosa di diverso come ringraziando il cielo me lo sta dando. Quindi ad oggi a me fa piacere vedermi con lei e prendermi veramente un bell'aperitivo, ma parlare di famiglie, parlare di quello che fa lei, Ma parlare di anche di come sono settore cambiate, a me di giovanile, quella lì per me è aria ma fritta, magari dove ne io parliamo già. già stasera un po' di settore giovanile. La mister, Proveremo poi poi, siamo. visto che Là poi ci abbiamo il vuole una presidente cena. della Bonolis. Là ci vuole una cena, poi. Là vuoi fare la cena? Vuole fare la cena allora, no? Aperitivo. Guarda che io son venuto Andiamo ad altri 2 settimane, temi, dai, dai. sono venuto 2 settimane fa nel tuo centro anzi, ti faccio i complimenti perché lo staff dei giovanissimi. Devo dire che hanno avuto un'educazione, Sì. un'etica che in poche, devo dire nel Teramo anche l'ho visto, anche nel Teramo Calcio ho visto lo stesso tipo di Ci atteggiamento, mancherebbe. in poche altre realtà ho visto quel tipo di comportamento, quindi complimenti all'allenatore dei giovanissimi che hai, perché io alleno i giovanissimi a Sant'Omero e ci siamo incontrati 2 domeniche fa, 2 sabati fa lì al tuo Lo centro. so. Sì. Comunque per l'aperitivo e per la cena, se offrite voi, Mister, veniamo ma pure deve io e essere tossi. così. Noi ieri abbiamo fatto. Umbe, se offri tu, ci siamo tutti e tre. Dai, non monopolizziamo la Comunque, quello trasmissione. che Dai, dicevo, noi andiamo avanti, non e monopolizziamo il tutto, non interessa allora, la gente, Massimo, corretto a me. vado ai messaggi, Grazie. allora.
lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube, perché se no combatta po' gli mangazza e bello non è.